In quell'anni aveva delle deleghe in comunità? Allora, con Sabbane invece mi venne affidato il bilancio e quindi cominciai veramente a occuparmi seriamente della comunità. Credo che il primo incarico fu di cercare di recuperare i soldi che avevamo speso per la visita del Papa e quindi mi detti da fare per far pagare alla RAI una royalty. Perché la RAI, allora la RAI dice no, ma noi il servizio del Papa lo diamo a disposizione di tutti gratis, non c'è nessuna royalty, però vi possiamo pagare le spese che avete sostenuto perché viene fatta tutta una Pedana. pedana alta, fiori, e quindi boh, ci sono 12 milioni, non era poco Come per i stavano le tempi. casse della comunità all'epoca? Abbastanza male, ma non in maniera così tragica. Ricordo che poi dopo la visita del Papa il Ministero degli Interni improvvisamente chiamò la segretaria che era Silvi Rossi, non so se si può dire, ma semmai lo tagli, e chiamò Silvio Rossi di Viminale, gli ha in mano una busta con 50 milioni in contanti per il rimborso delle spese di sicurezza sostenute per la visita del Papa, e Silvi Rossi fu esterrefatta. Anche giravano così, perché c'erano i fondi segreti che poi uscirono fuori dopo i fondi segreti che aveva il Ministero degli Interni. Non ti ricordi la storia poi di Scalfaro, quindi se non ci sto, eccetera. Che clima si viveva in consiglio di E vabbè, comunità? la situazione non era così tragica, c'erano i soliti problemi, le persone che pagavano poche tasse, la scuola costava tanto, eccetera, ma non era così disastrata, Che francamente. clima si viveva in quegli anni nel consiglio della comunità? C'era contrapposizione politica già o ancora ci si metteva d'accordo subito? Questa era una buona domanda, non saprei così rispondere, ma probabilmente c'era un'opposizione, ma non era così, così marcata, così netta. Comunque io con Sabanno ho lavorato molto bene, quindi sono Al stati. bilancio. Era il bilancio, era il presidente, abbiamo collaborato molto bene, evidentemente poi non siamo piaciuti alla maggioranza della comunità, per cui dopo un anno non ci siamo più ripresentati né alle elezioni successive, quindi nell'89, non si è ripresentato Sabbana e non mi sono ripresentato nemmeno io. Fino a che anno lei non si è più ripresentato? Quindi siamo stati dall'80, quindi è stato un mandato, 4 anni dall'85 all'89. 89, e poi? E poi chi è venuto per il posto di Sabbana come presidente? Frassinetti. Frassinelli, può darsi, Frassinelli. Frassinetti, poi c'è stato Fano e Sì, poi Di sì. Castro. Lei ha fatto parte di Io queste no, no, legislature? no, Ecco, no. negli anni, ecco, le Poi, volevo fare una. questo fine 89 sono uscito dal Consiglio di Comunità, poi verso fine 90, Ecco, aspetti, perché fine un 90 anno volevo dopo, fare una premessa. Ecco, prego. negli anni 90 è importante che sappiamo che il presidente Passerman è stato presidente dal 2000 al 2008 della Sì. comunità ebraica, anni molto importanti che hanno lasciato un forte segno. Però prima di parlare di questo volevo introdurre il periodo dicendo, ecco, che negli anni 90 succede un cambiamento nella politica ebraica romana e anche italiana. Vengono a formarsi dei gruppi, uno è la sinistra ebraica che comincia a organizzare attività al Pitigliani e poi allarga il suo orizzonte, diciamo, è un modo nuovo di fare politica comunitaria. E dall'altra parte c'è un gruppo che comincia a essere guidato da Riccardo Pacifici che rappresenta innanzitutto la sua vicinanza allo Stato di Israele che viene colpito mediaticamente e quotidianamente da attacchi sui giornali, nei vari mass media. E poi c'è una rappresentanza più importante della base comunitaria. Non so se è d'accordo lei con questa analisi. Ecco, Sì, beh, certo. e nasce, e poi ecco, lascio a lei la parola. Nasce la sua candidatura per le elezioni del 2000, la lista per Israele. Come nasce questa Sì, candidatura? io volevo un attimo fare un passo indietro perché
tornato da Londra a fine 1980, il gruppo della Gouda Ashkenazim in quel periodo era presieduto da Leonardo Isarelovici, sì, perché il signor Raqua era già abbastanza anziano, quindi aveva lasciato a Leonardo Isarelovici. Non so se nell'81 o nell'82 Isarelovici mi disse che lui voleva lasciare, insomma, e mi chiese se potevo prendere l'impegno di guidare la Gouda Ashkenazim, e quindi divenne il presidente della Gouda Ashkenazim. Adesso non ricordo esattamente che anno, 82, 83, 80, credo in metà degli anni 80, qualcosa del genere. E si era anche liberato l'appartamento del portiere del palazzo di Via Balbo, perché il signor Caimi era andato in pensione, il tempio era stato fatto utilizzando il locale del forno delle azime, che era stato trasferito a Via Veronese, storia di del forno delle azime a Via Veronese, era un'altra brutta storia. Si era liberato l'appartamento, quindi contiguo, che era l'appartamento del custode, per cui ottenemmo, ma questo era durante la presidenza Frassinetti già, quindi forse era qualche anno dopo, comunque ottenemmo la disponibilità di questo locale, no, forse era Fernando Piperno, non ricordo. E facemmo il centro RAC, perché venne dedicato a RAC, perché nel frattempo era Zirkolo Livraca, non viveva più. Vabbè, questo tanto per riprendere un momentino l'attività della Gouda Ashkenazim. Nel frattempo era venuto a Roma a fine anni 70 Rav Hasan, sì, rabbino di Lubavitch. Si è venuto a Roma mentre io ero a Londra, o qualche mese prima che io mi trasferissi a Londra. Sì, io, primi anni che era lui a Roma, noi eravamo a Londra. E Rav Hasan era venuto per insegnare al Betel, su richiesta del Betel. Poi mi ricordo che venne Rav Garelic da Milano, parlò con il signor Benedict, fra i signori Rataus, se potevamo noi impegnarci così a dare una mano a Rav Hasan, e quindi passò alla Gouda Ashkenazim. La missione principale anche di Rav Hasan, quando era venuto a Roma, era di occuparsi dei propri russi, perché a fine anni 70 c'era stato l'arrivo a Roma di migliaia di profughi russi, che poi stavano a Ostia, poi alla Dispoli per 2 mesi, 3 mesi, eccetera. C'era quindi tutta una campagna di acquisizione dei profughi russi, che non, perché quelli che venivano a Roma erano quelli che non volevano andare in Israele, perché quelli che volevano andare in Israele da Vienna andavano direttamente in Israele, quelli che non volevano andare in Israele venivano in Italia per ottenere il permesso, il visto per arrivare ad emigrare negli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, soprattutto gli Stati Uniti. Stavano a Roma 2, 3, 4 mesi del joint, e quindi c'erano tanti shelichim. Rav Hasan era lo shelich del movimento Chabad per cercare di invogliare. Con questo spostamento della sede e con l'ingresso di Rav Hasan nel tempio ashkenazita ci fu un impulso alle attività della comunità ashkenazita? Ma la comunità ashkenazita numericamente andava diminuendo, perché per ragioni anagrafiche, quindi i vecchi ashkenaziti originali non c'erano quasi più, e la seconda generazione quasi tutti avevano fatto matrimonio. Non abbiamo visto, c'erano sposato romani, ragazze tribuline, perché insomma, dopo il 67 c'era stato l'enorme arrivo a Roma dei profughi della Libia, per cui molti di questi ebrei libici erano andati a abitare nella zona dell'Esquilino, quartiere Esquilino, Piazza Vittoria, eccetera, per cui la Gouda Ashkenazim e il tempio ashkenazita anche adesso forse è andato mano a mano più diventando più frequentato da ebrei di origine libica che da ebrei ashkenaziti originali. Oggi i frequentatori ashkenaziti non fanno nemmeno minyan, tranne che di modi di sabato. La maggior parte sono italiani o libici, ma quasi tutti di origine libica. Come nasce la candidatura a presidente della comunità ebraica? Prima della presidenza della comunità ebraica, io ho avuto un incarico estremamente delicato, estremamente importante, come presidente dell'ospedale Serenio. Ah, questo quando? A fine anni 90, per cui un anno dopo che ero lasciato la carica di assessore al bilancio della comunità, ed ero tornato alla vita civile,
scoppiò lo scandalo dell'ospedale. L'ospedale era, a un certo punto, credo fosse sia stato l'avvocato Turinghi e altri, l'ospedale che era uscito, aveva venduto metà del patrimonio immobiliare all'asta, aste tra l'altro probabilmente poco serie, diciamo. Scusi, si può dire che l'ospedale è il pezzo grosso economico della comunità? No, per chi vede l'intervista. L'ospedale allora era l'ente unico, ospedale e casa di riposo, ed aveva un grosso patrimonio immobiliare, di cui una buona metà era stato svenduto dall'ospedale con, secondo me, pseudo aste pubbliche. Cattiva gestione? Mala gestione, certamente. Mm. E quindi a un certo punto l'avvocato dottor Linghi si preoccupò di questa andazzo, direi, di come era condotto l'ospedale, e probabilmente fecero così delle piccole verifiche e si capiva che le cose non andavano bene, per cui Frassinetti, credo anche dottor Linghi, pensarono che forse un dirigente d'azienda come ero io, che avevo dimostrato anche attaccamento e probità, diciamo, della gestione del bilancio della comunità, potessi essere adatto a assumere la presidenza dell'ospedale. Stava sull'orlo del fallimento l'ospedale? Ma l'ospedale era dentro più o meno pubblico, per cui non sarebbe difficile fallire, comunque certo era in grave difficoltà economica, e quindi venne dimissionato tutto il consiglio del presidente dell'ospedale, venne nominato un nuovo consiglio, mi ritrovai in consiglio con... Questo in che anno? Fine 90. Il consiglio c'era Mimmo Di Nepi, che era vicepresidente, che allora era l'assessore al bilancio della comunità, e Mimmo Di Nepi, poi c'era, vabbè, adesso non devo fare i nomi, non so quale, non tutti mi ricordo, c'era dottor Gai, Alberto Montecorvo, quello dei Vigili del Fuoco. E quindi presi in mano questo ospedale, la situazione era veramente pesantissima. Il direttore, certo Rocchi, era stato cacciato via dall'ospedale. Come primo atto d'accordo con la comunità, con Frassinetti, mi pare che si era qua anche Gattegna. Gattegna era il consiglio comunità in quel periodo, se non sbaglio. Incarichiamo una società di revisione di fare tutti la revisione contabile dell'ospedale. Questa revisione fu fatta, credo fosse la Pricewaterhouse, se non sbaglio, in cui lavoravano allora Bruno Viverno e Mario Venezia. Non so, no, l'Arthur Andersen. Sito Pricewaterhouse perché alla ESSO, dove lavoravo io, avevamo come revisori, società di revisione della Pricewaterhouse, no, era l'Arthur Andersen. E quindi Venezia e Piperno fecero questa revisione con un altro collaboratore, fecero questa revisione contabile molto accurata che durò alcuni mesi, 5-6 mesi, e trovarono delle cose incredibili, inaudite, per cui la conclusione di questa storia fu che incaricammo l'avvocato Paola Severino, attuale ministro della giustizia, di fare un esposto o denuncia contro l'ex direttore dell'ospedale, perché non volemmo fare una denuncia contro l'ex consiglio di amministrazione dell'ospedale, si sarebbe anche potuto fare, anche se sono convinto che loro siano stati degli ingenui, che si siano fidati del direttore dell'ospedale, non avessero colpa, non avessero agito per dolo, ma sicuramente colpa di non colpa invigilando, come si dice, gravissime. E se non ricordo male, il 30 gennaio 1992, quindi 13 mesi, 14 mesi dopo che ero diventato presidente dell'ospedale, io e Frassinetti andammo alla Procura della Repubblica, due faldoni di queste dimensioni, pieni di documenti, eccetera, che avevamo messo insieme la società di revisione, l'avvocato Paola Severino, presentammo questo esposto alla Procura, questo 30 gennaio 1992, 15 giorni dopo, altro
ospedale geriatrico, scoppiò Tangentopoli a Milano col Pio Albergo Trivulzio. Per cui esattamente 15 giorni dopo. Quindi, però noi abbiamo fatto meno chiasso. Io praticamente contestualmente a questo esposto detti le dimissioni e raccomandai al Consiglio Comunale il commissariamento dell'ospedale. E suscitando molta ostilità dai colleghi del Consiglio, che non volevano assolutamente dimettersi nel Consiglio dell'ospedale. Cioè l'unico che era d'accordo con me era Sermoneta, ma tutti gli altri non avevano nessuna voglia di perdere l'incarico. E però la comunità si rese conto che effettivamente andava commissariato l'ospedale e quindi... Come si voltò pagina lì? E molte polemiche. Comunque quell'ospedale venne commissariato, venne nominato un commissario, io poi non ho più seguito assolutamente come sono andate le cose. Credo sia andata abbastanza male per una decina d'anni, anche per 8 anni, c'è un commissario che prendeva una barca di soldi, non so se lo ricordo male, 300-400 milioni all'anno, che non erano pochi, rispetto a noi che eravamo tutti volontari, non retribuiti, non credo che abbia risolto molto. Per cui il sanamento coincide con la sua presidenza della comunità? Sì, esatto. Poi la comunità pensò di venderlo l'ospedale, quindi lo mise in vendita, c'è un accordo pure preliminare, un preliminare di vendita con l'azienda sanitaria sarda, con dei sardi, non so, io non l'ho seguita, quindi non saprei. Sì, ci furono pure delle prese di posizioni, manifestazioni. Sì, vabbè, perché certo bisognava licenziare persone, vabbè, insomma. Comunque no, a un certo punto la comunità decide di dividere i due enti, l'ospedale e la casa di riposo. E perché i due enti erano già, avevano figura giuridica autonoma, erano due enti autonomi, ma avevano per statuto un unico consiglio di amministrazione. Cosa assurda. A un certo punto la comunità decide di avere due consigli di amministrazione separate. Questo con la sua presidenza? No, questa non è fatta ancora la comunità. Praticamente gran parte, se non quasi tutto, il patrimonio immobiliare che era dell'ospedale venne conferito nella divisione alla casa di riposo, perché l'ospedale poteva chiudere, poteva fallire, la casa di riposo no. E quindi tutto il patrimonio, per salvare il residuo patrimonio, che era ancora un patrimonio consistente, venne tutto conferito, trasferito alla casa di riposo, che fu un'operazione dell'avvocato Turinchi molto brillante. E quindi l'ospedale rimase senza patrimonio immobiliare, se non con uno o due proprietà che erano state vendute all'asta e poi erano state contestate le vendite perché erano sicuramente fasulle fatte, perché il notaio che gestiva le vendite all'asta c'è tutto, scappò con 300 milioni che non aveva pagato l'imposta di registro. Era tutta una gestione veramente anche col notaio. Di non persone integerrime, diciamo. E come accennava, nel frattempo la posizione politica in comunità era molto deteriorata, quindi si erano creati veramente due parti contrapposte. Negli anni 98-99 mi pare la presidenza era Sandro Di Castro, che però si dimise, quindi il consiglio si sciolse, credo si dimise forse perché ha già tutto Riccardo Pacifici che ha vinto le elezioni, non so se si dimise perché era superato le dimissioni più di un terzo, sì. Ha vinto le elezioni precedenti, poi era stato un po' estromesso, non avevano fatto presidente, insomma a un certo punto era uscito dalla maggioranza, qualcosa di questo genere, per cui il consiglio si dimise nel 2000 e a un certo punto qualcuno si ricordò che c'era Wasserman, forse disponibile. Posso anche ricordare chi si ricordava, e quindi pensarono, mi contattarono questo gruppo con Riccardo Pacifici, Guido Liveroli, insomma, l'animatore così politico era Riccardo Pacifici, Dario Cohen, eccetera. Non so se forse un'idea di Dario Cohen o Guido Liveroli, Guido Riccardo Pacifici non lo conoscevo. Mentre Guido Liveroli l'avevo già conosciuto, credo anche a Dario Cohen. Dario Cohen sì, perché conoscevo il padre anche, lo conoscevo. E quindi mi offrirono se mi volevano ricandidare e come accettare.
ecco, la, come io, capolista. Io mi ricordo che alle elezioni la lista prese il pieno, perché mise dentro 16 candidati su 16 la novità, io credo che la novità, la grande novità di quella campagna elettorale, che noi ci presentammo subito con il presidente designato. Se ricordo, in campagna elettorale fecero Conte ironie su chi entra Papa, ecco, Papa finisce cardinale, questa storia. Quando vide e invece tutti 16 dentro e lei già era presidente designato, sì. Che pensò? Ma io, insomma, no, tenendo presente che non ero un ebreo romano, ero abbastanza estraneo soprattutto alla comunità e totalmente estraneo alla piazza, diciamo così. Cioè, io potevo conoscere così molti studenti, ex amici dei tempi di gioventù, mia moglie era a Piperno, ma non era a Piperno di piazza, per cui avevamo ormai, insomma, era una parte della comunità romana, ancora oggi è divisa per classi, bene o male, non è perfettamente integrata.